Professor Rubini, intanto i mercati da marzo in avanti hanno anticipato l'uscita della recessione con un forte rialzo. Sono salite le azioni, ma sono saliti anche i prezzi delle obbligazioni. Cosa spiega questo fenomeno e chi aveva torto che, come vede i mercati da adesso in avanti? Equities and bonds, they both performed well. So who was wrong? How do you see the market in the future? Well, some of the increase in risky asset prices, equity, credit, una risalita dei valori delle azioni, delle obbligazioni, delle commodity è giustificata dai fondamentali, perché in marzo i mercati avevano praticamente prezzi che erano, seguivano una curva ad L, quindi vicino alla depressione, e poi a seguito di politiche aggressive messe in atto dai governi nazionali le cose sono cambiate, e poi adesso c'è una luce alla fine del tunnel e i mercati in anticipo hanno già visto la ripresa ed ecco perché anche gli asset più rischiosi vedono salire il proprio valore. Adesso la versione a rischio si è ridotta proprio perché si è ridotto il rischio di una depressione, adesso ci si allontana da asset molto più sicuri quali titoli di Stato verso azioni, commodity, obbligazioni, per cui un aumento dei prezzi di questi asset è giustificato. Tuttavia, secondo me c'è una crescente divergenza tra quelli che stanno facendo i mercati, ad esempio gli indici azionari più importanti sono cresciuti di oltre il 50%, quello che sta facendo l'economia reale, che sta appena uscendo dal punto più basso e sta appena incominciando la ripresa. E secondo me la ripresa sarà anemica, al di sotto dei trend, molto debole. Se questo si avvererà veramente, allora nel tempo ci sarà un'ulteriore correzione verso il basso di alcuni di questi asset rischiosi. Adesso c'è tutto un fondo di liquidità che spinge verso l'alto i prezzi, ma tuttavia il gap between i mercati finanziari e l'economia reale dovrà a un certo punto chiudersi e portare quindi una correzione dei prezzi di alcuni di questi asset più rischiosi. È stata una sorta di nuova bolla attorno ai valori delle azioni e di tutti gli asset di cui abbiamo parlato sinora. Do you agree with Rubini? One of the things I've learned is never to predict the equity markets, but there are mai previsioni sui mercati azionari. Two qualifications. Però ci sono due cose che vorrei dire, qualcosa che ho già detto anche a Fitus questa mattina. È importante ricordare che qui siamo risaliti da livelli bassissimi e i mercati azionari sono comunque ancora molto bassi rispetto a quello che sono stati in passato, per non parlare di quello che poi è successo nel 2000. Se aveste comprato le azioni sul mercato americano nel 98, ve le foste dimenticate e tornaste adesso a vedere qual è il loro valore, sareste molto delusi, per cui dobbiamo intanto stabilire esattamente qual è la prospettiva da cui analizziamo la ripresa di questi mercati. Tuttavia si può anche dire che effettivamente grazie a questa infusione notevole di denaro a basso costo ci si aspetta che questo avrebbe potuto poi avere una ripercussione anche sui mercati più rischiosi, e così è successo effettivamente in larga misura. Però giustamente la sua domanda è ben posta: i titoli di Stato continuano ad avere prezzi molto alti, per cui vediamo dei tassi di interesse molto bassi sui titoli di Stato americani, tedeschi, il che ci fa capire che evidentemente non c'è grossa preoccupazione riguardo all'inflazione, perché probabilmente non ci si aspetta neanche una grande ripresa, per cui effettivamente c'è questa situazione in cui si investe ancora in titoli di Stato e al contempo una ripresa dei mercati azionari. Ecco, probabilmente chi acquista titoli di Stato pensa che non ci sarà un rischio di inflazione, il che non ha senso ovviamente. Ultima domanda per tutti: siamo a pochi giorni dall'anniversario del crack di Lehman Brothers. Quella lezione è stata imparata dai mercati, dai governatori, dai governi, dalle banche centrali, dalle istituzioni, dalle imprese, oppure c'è ancora qualcosa da capire di quello che è accaduto? Professor Rubini. Yes, it's the anniversary of that collapse. Sì, l'anniversario del crollo di Lehman Brothers. È probabilmente una lezione che abbiamo imparato è che abbiamo bisogno di un sistema di controllo e normativo degli istituti finanziari migliore per quanto riguarda i livelli di indebitamento, la capitalizzazione, la necessità di liquidità e per quanto riguarda il loro modo in cui pagano i trader e i loro dipendenti, i loro manager, e poi affrontare il rischio sistemico di coordinamento internazionale, di politiche da parte dei governi nazionali. Si parla molto di cambiamenti nel sistema, ma fino a questo momento si è solo tanto parlato e poco fatto. E poiché stiamo cominciando a uscire da questa crisi, secondo alcuni, ecco, si comincia a dire che probabilmente non c'è nulla da cambiare in maniera radicale. Secondo me questo invece è il momento politico adatto per fare le riforme dei mercati finanziari. Certo, si è perso forse la grossa opportunità di farlo e non si è fatto tutto quello che era necessario fare per evitare una nuova crisi. I governi hanno preso delle misure che sono controproduttive
per esempio, hanno fatto crescere il problema dell'azzardo morale. Quando hanno fatto il bailout delle banche, hanno detto chiaramente che voi non potete fallire. Se uno mi dice questo, io prendo i rischi enormi. E dunque c'è questo problema di hazard moral che è built in the system. C'è un altro problema che i governi, senza dirglielo, hanno favorito la concentrazione delle banche. Le hanno rese ancora più too big to fail. E si vede dappertutto. Dunque il rischio è paradossale questo. Il rischio sistemico è cresciuto, è più grande oggi di prima della crisi. E dunque se non si fa velocemente un sistema di regolazione a livello mondiale, la Svizzera ha avuto coscienza di questo, ha detto che bisogna ristrutturare il banking system per fare delle banche più piccole, perché altrimenti... I loro guai li hanno avuti anche loro in Svizzera. Sì, l'hanno avuto, hanno certo avuto dei guai, ma tutti abbiamo avuto dei guai. Se gli americani non avevano bailout le loro banche, le nostre banche saranno fallite in Europa, e grazie al contribuente americano che siamo sui piedi. Marti Wolf. La lezione che io ho appreso dal crollo di Lehman, più oggi che non all'epoca in cui si è verificato, è che o permettiamo queste banche di fallire in maniera ragionevolmente sicura, o i governi nazionali devono garantire di poter controllare il rischio a cui queste si espongono, perché altrimenti, ed è la situazione attuale, e in altre parole, sto ripetendo quello che è già stato detto dai due relatori che mi hanno preceduto, altrimenti queste banche giocano d'azzardo con i soldi dei contribuenti. Loro si prendono tutti i vantaggi e quando succede qualcosa ecco che i contribuenti pagano, raccolgono i cocci. Questo non è un sistema che possa essere tollerato da nessuno. Come ho già detto questa mattina, se continua in questo modo ci votiamo un'altra crisi, una crisi di tal dimensione che neppure i contribuenti potranno più salvarci. Quella sarà la crisi finale. Quindi la lezione che ho imparato dalla crisi attuale è una lezione terribile, devo dire, e ancora non abbiamo imparato bene questa lezione. Sono d'accordo con quello che è già stato detto. Ci troviamo in questo momento nella situazione peggiore immaginabile. Thank you, gentlemen, for joining us today on Class CNBC here in Italy. Grazie a tutti, Jean-Paul Fitoussi, Nuria Rubini, Martin Wolf, per essere stati con noi. Grazie a voi per averci seguito.